Pronto soccorso di Pesaro, a meno di 48 ore da un altro episodio, l'ennesimo di violenza scriteriata contro niente meno che operatori del pronto soccorso, medici e infermieri. Mercoledì sera un altro episodio di aggressione, un 23enne che ha dato in escandescenze colpendo con pugni, calci, addirittura sputi e operatori sanitari che hanno detto basta, e oggi a Pesaro hanno indetto un sit-in di protesta, di richiesta di attenzione per sollecitare appunto l'attenzione politica e non solo su una problematica seria di mancanza di protezione, di mancanza di personale. Come dice un collega, noi come lavora siamo in strada, non abbiamo porte chiuse, quindi accogliamo tutti e di tutto. Quindi può capitare anche, come è capitato l'altra sera, che un paziente in stato di alterazione per abuso di sostanze se la prenda con gli operatori. È una cosa molto triste, molto brutta, però paradossalmente questa è solo la punta dell'iceberg, perché questo è un rischio che noi abbiamo scelto facendo questo lavoro. Quello che non abbiamo scelto è di vicariare le mancanze di tutto il resto del sistema sanitario, perché bisogna dire che i servizi sul territorio sono stati grandemente ridotti, sono state tolte delle guardie mediche, è stata tolta la guardia turistica, ci sono dei problemi per i posti di posti ricovero nelle strutture del territorio, e questo ricade sull'ospedale. Il problema dell'ospedale è che ci sono pochi posti letto a causa del Covid, e questo ricade sul pronto soccorso. Noi siamo in coda alla catena alimentare, quindi tutti i problemi del sistema sanitario nazionale diventano un problema grosso nostro, e noi siamo chiamati a risolverli, e finché ce la facciamo, lo facciamo con tutto il cuore, ma siamo arrivati a un punto nel quale non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più, abbiamo poche persone ancora disposte a fare questo lavoro, e questo lo dico comprendendoli benissimo. Siamo in carenza, insomma, di personale, questa non è una novità, non si trovano medici, i medici che ci stanno, insomma, hanno anche la possibilità di andare in pensione, insomma, per cui praticamente le carenze sono sempre maggiori. Insomma. Abbiamo bisogno di più sicurezza, quello che chiediamo innanzitutto più un presidio di sicurezza all'interno degli ospedali, chiaramente fisico, H24. E in più abbiamo bisogno anche di più personale, perché chiaramente abbiamo una situazione di personale veramente ridotta all'osso. Un sit-in di protesta al quale ha solidarizzato anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, venuto qui alle 12 rispetto all'orario programmato delle 10, dunque è stato spostato questo sit-in di protesta, ma comunque ha voluto fare sentire anche Saltamartini la vicinanza a un settore davvero in situazione problematica. Il tema è che l'accesso avviene con codici bianchi e codici verdi di persone che accedono al pronto soccorso anche per problemi, ripeto, sociali. Hanno avuto accesso qui anche persone per banali litigi di condominio, il che significa che il pronto soccorso non può essere la panacea dei mani di una società. Persone che accedono al pronto soccorso per disturbi alimentari, oppure persone che accedono al pronto soccorso in conseguenza di stati d'ansia o di depressione.